Allora tenerezza, sensualità e amore si sono ricongiunte, mentre qui in Occidente sono state separate. E allora cosa ho scoperto in questa ricerca? Che la tenerezza senza sensualità e amore produce ipocrisia. La sensualità senza tenerezza e amore produce pornografia. E l'amore così, senza sensualità e tenerezza, produce misticismo. E infatti noi viviamo in una società eminentemente ipocrita, pornografica e mistica. Non c'è dubbio su questo, io l'ho scoperto come si scoprono i funghi dopo la pioggia. Ho intervistato 7.000 persone a Parma, me ne sono rimaste 7 in mano e queste 7 fanno questo film che si chiama D'amore si vive. Uno dei film che la RAI ha comprato appunto per non far vedere gli italiani.